Bella a tutti ragazzi, io sono su Robest Gamer. Siamo alla quinta sigla che faccio e siamo in compagnia di Jonathan 1995, salve a tutti, benvenuti. Qui sto 92, ciao ragazzi. Marco 28, ciao. Ok, come siamo potete lì. Vedere, Travis Top e Murphy hanno preso il J2M, il primo, e quello che hanno aggiunto da poco nella patch 1.70, e io e i due giocatori forti, e io e Sussurro abbiamo preso la 6M2 ah. Mod 11, stesso BR, quindi siamo sicuri di poterci sì. coordinare bene. Coordiniamoci. Vediamo. Ragazzi, coordiniamoci. Una marionetta, ia. Intanto coloro l'aereo di Sussurro di blu. Perché abbiamo fatto la maniera della Francia, spiegatemi. A caso, non era previsto. Ok. Quindi tu e Trevi, Murphy, prendete quota perché ne avrete bisogno. Io e Sussurro 2005 basta. Esatto. Siamo oggi combatteremo mappa... contro i pannolini. Esatto. Siamo sulla mappa di Cracking Goal. Storica, ovviamente. Ovviamente la mamma di Murphy lo chiama mentre registriamo. La mamma è sempre la mamma. Pubblicità occulta. Alla Simmental, non volevo dirlo. Copyright. Secondo voi c'è il copyright sui copyright? Ma vorrebbero inventarlo. Comunque, l'aereo che stiamo usando io e Sussurro lo conoscete bene, è un Turning Fighter, eccezionale, il migliore probabilmente del suo BR. Tutto anche un Melo Zero. Esatto. Incredibili aerei quando furono usati durante la Seconda Guerra Mondiale. I migliori caccia imbarcati, il miglior caccia imbarcato della sua epoca, prima che fosse inventato l'Hellcat. E che ha dato un sacco di problemi agli americani. Invece, Murphy, com'è l'aereo che stai usando tu? Qual è il suo scopo in questo gioco? Mi sembra più un boom and zoomer. Non c'è tanto tutto a fare. Perché Virage 9 secondi, tiene buona energy, boom and zoom che è un piacere, è un tutto a fare, diciamo. Esatto. Due cannoni, due mitragliatrici. Cosa importante da dire? Il problema dell'elevatore che si indurisce questa versione, oppure lo puoi anche maltrattare ad alta velocità? Qualche volta l'ho usato, comunque si indurisce un pochino, ma non più di tanto, riesce comunque a far girare anche 500 tier su, ma non 600 non ho provato, se la sua resistenza all'aria si persa o no. Però in questa posizione va bene. Salve a tutti, ma proprio ora che stiamo registrando dovete arrivare tutti. Comunque, benvenuti, salutate mentre che ci siete, salutate, dite i vostri nomi. Buonasera. Ciao. Dite i vostri nomi uno alla volta, così facciamo conoscere i membri della 17esima, forza. Il signor generale. 22. Conosciuto anche come l'uomo dalle battute facili. E poi? Il signor Smas. Smas. Non solo dalle battute facili. E poi? Non insultiamo i genitori altrui. C'è anche Spartacus, Cuscus, conosciuto come no, Cuscus. No, Gian. Ah ok, è andato via. Gian. Allora, noi siamo già andati oltre quello che abbiamo detto, quindi possiamo anche fermarci del climbare. Ah, secondo me me ne sembrano più alti, perché tanto i russi climberanno fino sui 4000. Appunto, e noi li portiamo nel nostro territorio. Che in alta quota non so se questo aereo rende abbastanza. No, rende abbastanza bene. Ah sì, io non l'ho provata ad alta quota, comunque. Io sì, sono arrivato fino a 6000. Non c'era nessuno, lo so. Ottimo, ottimo, allora vai avanti. Così muori prima tu. Grazie. No, ma comunque io resterei su questa quota. Se ti arriva un proiettile di Schwach nel cervello, è colpa tua. Ma perché sempre io devo morire, Pepe? Vabbè. Le leggi di War Thunder. La legge di Murphy. Allineati. Eccolo là. Vabbè.
Ha fatto la battuta. Mi prenderò un bel po' di non mi piace solo per questa battuta. Ok, c'è un I-301. È un MiG, se si è sfracellato insieme alle zucchine dei campi. Dubito che ci siano le zucchine a Cutting Hall, però vabbè. Non importa. Mia madre cosa? No, non parliamo di zucchine. Okay. Trevi è un esperto in materia. Adesso non frutto vendolo. Mi piace la zucchina. Ok, Yak 1. Ve lo spotto se non ve lo vedete. Se non ve lo vedete. Volevo dire se non sì, lo visto, vedete. Visto, visto. Ok. Ma te ce l'hai fullato, Jonathan? Dovrebbe essere fullato, non mi ricordo sinceramente. Dovrebbe. Non gioco molto gli zero, come si può anche capire. Yak 1, quanto è bello. Inseguito da un K-45 che dovrebbe essere un caccia pesante, se non sbaglio. Sì, sì. Poi chi è? Il K-45 è un buon... Pesante, heavy fighter. Esatto, ma ne parleremo quando lo useremo in un altro video magari. Ora è il momento, è il giorno dello zero, quindi. Prendo anch'io, se no sono troppo alto. Sì, sì. Attento perché oltre i 530 mi pare che questo aereo spezzi. Spezzi se tu fai virate troppo brusche. Sì, sono 470. Non so se arriva allora. Ottimo, ottimo. Che ne stavi seguendo uno che era sulla colpo sulla base. Messi in fumo gli Akuna. Adesso l'I-16 per voi amanti dei russi è diventato un ottimo aereo. A me i russi non mi piace. Zunca in bando di 16. Oh! Sono ancora vivo. Manco una I. Ci hai provato, amico mio, a rammarmi. Qui può farmi le triple. Errore anche mio che mi ci sono messo sotto. Ho tutte e due le ali nere, quindi ancora riesco a manovrare tranquillamente. Mancato un po' di punti. Devo solo stare attento perché adesso spezzo più facilmente. Ok, grazie per l'assist. C'è uno Yak 1 dietro, tipo sullo Yak 1. Ah, il K45 se l'è preso. Eh sì, io non ho neanche sparato. Io ho 51 colpi di cannone, ma stiamo scherziamo. Stiamo scherziamo. Come dove siamo? Ma come dove siamo? Mollo, ma che mollo. Metti i suoni degli artiglieri antieri, più bello adesso, più realistico. Eh sì. Cosa ti shottano? Sussurro, convergiamo su di te. Bello dire convergiamo. Sì, sì, sì. Colpo. Ma siamo ancora tutti vivi, attenzione. Tutto ah, questo va giù. No. Ehi! Attento, sì, sì. Murphy. Va, questo va giù. Mi hai spaventato, sei cattivo. E sta andando a fare compagnia agli alberi di pancetta. Di pancetta, certo. Mi raccomando, piantate e coltivate anche voi i poveri alberi di pancetta che sono in via d'estinzione. User joined your channel. Stiamo registrando. Eppola. Io torno in base perché ho 13 colpi di cannone, non penso che le mitragliatrici... Io ho due ali nere e la fusoliera nera, e però le mitragliatrici facciano qualcosa. Una leggiadra ballerina volante. Come una libellula libellosa. Jonathan, ma poi le tagli che fate dove noi parliamo, vero? Sei capace? No, non le taglio perché questi sono i momenti più belli. Quando più si sente la parte di generale. No, Murphy, non lo fare. Parla. Con la sua voce molto... Ma se sono male. Ma Trevi sta facendo. Tu lo sai che sta andando verso la base sbagliata. Sta nessuno... facendo l'escursione su. Davvero? Eh sì, tanto per qualche colpo. Oh cazzo! Ho sbagliato. Ho sbagliato base. Lol. Manca solo uno di cercarlo, quindi. Vabbè, capita anche migliori. Non so se conviene sprecare le munizioni su questi bersagli, però vabbè. No, ti manca uno. Non tante munizioni, tanto. Tu, ma io. Jonathan, non mi hai fatto una kill male. Ho fatto l'assist, Che figa.
E tu non sei morto. Ah, incredibile. Incredibile, Beppe. Sussurro è ancora vivo. Mentre registriamo, perché quando... Dovete sapere che quando noi non registriamo, Sussurro è OP. E fa 3, 4 kill, 2 kill. Appena registriamo muore per primo subito. 2 o 3 kill di bot. Dove spawna? Lol, stavo sparando un BT7. Convinto io. Faccio l'ultima tripla A e poi vado in base. Comunque ricordatevi, è sempre bene farmare tutte le volte che potete. Se rimane l'ultimo nemico. Ciao. Non mi rammare perché già ci ha pensato qualcun altro a farlo. Ma mi smettete di spammare in chat però, ragazzi, dai, su, mostrate che è la 17esima. L'ultimo bombardiere, comunque, ho fatto 9 artiglieri, 9 punti di terra. A proposito, rinnovo l'offerta che ho fatto in un video che poi è andata male perché Sussurro è morto. Non è che siamo morti tutti. Vabbè, ma tu per primo. No, sei morto tu e ci hai fatto morire tutti. Comunque, e non affare così tragica. Insomma, se siete degli italiani, la GL, ci serviva il generale. Che, oh, eccolo, SB2M, che siete senza squadriglia, magari state valutandolo la possibilità di entrare in una squadriglia, ma non siete dei piloti chissà di quale estrema qualità, o magari siete anche dei piloti bravi. Potete fare richiesta alla squadriglia e uno dei nostri ufficiali o altri ufficiali, mamma mia, scusate, sono pericolo pubblico, che sarebbe Trevi, giusto? Trevi. Giusto. E valuteranno la possibilità se potete o meno entrare in clan. Io la mia hit ce l'ho lasciata sopra. Ma clan mi è stata la guerra scozzese medievale. Ma io chiedo squadriglia. Va bene, squadriglia. Chiedi per voi. Fatto io. Per divertirvi, giocare insieme. Esatto. Intanto fare eventi nazionali. Soprattutto la cosa più importante è però l'educazione e il rispetto, perché il minimo. Hai un po' di sopporto. Un po' di sopporto, soprattutto per le battute brutte di generale che avete appena sentito. Esatto. Ma guarda, io le sto anche limitando. Che scivola Sadala. Sì, ma a noi fa sempre piacere sentire le tue battute brutte, tranquillo. Vivificano la giornata. Ma te zitto, Murphy, che tu non sopporti niente. E guarda, mi spara pure. Comunque. Tanto io c'ho il premium, ed quindi è stata una partita eccezionale. Guadagno schifosamente bene lo stesso. Sussurro è stato il trofeo di battaglia. Ovviamente. Anche voi avete preso il trofeo di battaglia? 20.000 leoni, alla facciazza vostra. Avanti. Però ho furato il G2M2 in una partita sola. Ah sì, ce l'ho. 10.000 silver più 47 con quel vergogno. Finisce qua il video. Ho finito ora di sbloccare la 6M2. Divertiti, spero, insieme. Noi ci siamo divertiti sicuro. Voi non ce ne frega niente se vi divertite o meno. Ci vediamo al prossimo video. Salutate, ragazzi. Bella, ciao, ragazzi. Ciao a tutti.